like there's no tomorrow. Benvenuti al primo deep dive dedicato al Pioneer. Ebbene sì, tutta la settimana giocheremo Pioneer e giocheremo questo mazzo in particolare, ovvero Mono Blue Spiriti. Non sono un esperto del formato, non sono un esperto dell'archetipo, lo sto imparando adesso sperando che ora delle ultime leghe riusciremo a giocarlo decentemente. Questa mano mi sembra ok e quindi andiamo a fare un keep. Nella lega di oggi esploriamo un attimino i vari matchup che vediamo un po' come sono, ma prima di tutto vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, attivare la campanella, lasciare un like al video e magari fare anche un commentino tattico. Voi avete mai giocato questo mazzo? Vi sembra una scelta interessante nel meta? Sicuramente una scelta budget, perché tolte le Brazen Bulwark credo che tutto stia a meno di 50 ticks online, cioè proprio una roba super super easy. Volendo, le Bulwark si possono sostituire, a me sembrano molto forti, quindi sarei un po' triste a cambiarle, però ok. Abbiamo un sacco di pezzettini piccolissimi, giochiamo contro UR Control che ha tante chip removal, vediamo un po' cosa aspettarci. A fine turno abbiamo quel simpatico Spectral Sailor, peccato che mi sia morto ascendente, forse devo fare prima Spectral in maniera tale da farlo tappare out nel suo. Vediamo un po' cosa ci aspetta. Charta Course, siamo contro Fenoci, contro UR Fenici. Ok, che appoggia una Fenici. Quindi end step. Appoggiamo il nostro simpatico Spectral Sailor. Facciamo Always Healed a questo simpatico amico. Ok. Non peschiamo la terza landa, cosa abbastanza fastidiosa. Qui non droppo un Lord, chiaramente, perché voglio avere la possibilità di fare counter spell su strobo o dare... comunque fare in flash rattle chains in maniera tale da dare hexproof a uno dei pezzi e mandare a pesci il suo removal. Vediamo un po', un opt, un fiery impulse, quindi un rattle chains credo che ci possa stare in questo spot, dato che lui a meno di Mystical Dispute mi salvo comunque un pezzo. Diamo Hexproof qua. Adesso posso tirare i miei Supreme Phantom con Flash, che non è male. Ok, vai. Lui se vuole rimettere i Fenici, rifà i Fenici. Io vorrei pescare mazzo. Ok, importante stop in upkeep. Vorrei pescare una terra. Adesso noi rifaremo Fading Up. Ah, ma... non facciamo comunque scry. Se terra stappata rossa, quindi vuoi portare via Rattle Chains. Turn off, perché nel caso saccherò questo Mausoleum Wanderer. Attenzione. Top counter spell. Tanto mi togli lui. Pensavo mi togliesse Rattle Chains, eh? Va bene. Si attacca con la Fenice. Ok. O ti attacchi o ti preoccupi? Attacchi o ti preoccupi tu, vile? È che non ci fa fare neanche scry sto Fading Up. Allora, niente, faccio ok. Credo di voler fare una Borrower. No, però fare Fading Up mi dà la possibilità di tenermi open un Lord, perché possiamo tirarli con flash. Lui ha in mano tre carte, doppio rosso. Noi possiamo tirare con flash un Supreme Phantom a fine suo se adesso dovesse andare tapped out e fare una Fenice. Se pescassimo terra poi potremmo menarlo di 3, 4, 7, 3, 10. Non sarebbe comunque morto. Vediamo. Tra l'altro... sono riuscito a appoggiare tre terre, tutte e tre con le arti diverse, e credo che ci voglia della skill, onestamente. Ogni tanto io ammetto queste cose poco spesso, ma quando c'è da ammetterle lo ammetto. Ho dei gusti di merda. Sì, l'hai fatta. Hai in mano una Fenice e due spell. Qua proviamo un attimo a spingere.
Bello spell pierce. Qua attacco con tutto. Ah, quella cosa non dovrebbe girare ora. Quindi passeremo. Non abbiamo l'ital sul campo di battaglia, ma non voglio fargli Brazen Borrower nel mio, così. Pezzi del puzzle. Spell pierce. Spell Pierce perché vorrei evitare removal. A fine turno. Ma lui ha removal secondo me o non pensa che abbiamo il secondo di questo? No, non ha niente. Occhio croce è morto. Ok. Peschiamo una carta alla peggio con il nostro simpatico amico. Attacchiamo. Vediamo cosa ci attende dall'altra parte. Il nulla, lo mandiamo a meno 4 e ci portiamo a casa questo G1. Perfetto. Adesso dobbiamo giocare della side. Io vorrei tanto appoggiare queste 4 Mystical Dispute e questi 2 Gravedigger's Cage. Poi vediamo il resto. Allora, cosa non mi fa particolarmente impazzire? Secondo me un paio di Curious Obsession si possono tagliare. Questo coso sono dei counterspell che vanno bene. Forse posso tagliarne uno avendo messo delle Mystical Dispute, che è quasi sempre meglio. Non mi fa impazzire Shacklegeist, credo che ne taglierò almeno un paio di copie, ma in generale come carta non mi fa particolarmente piacere averla. Una Fading Hope credo sia ok da tenere. Assault by Mana Value, in realtà queste sono da mettere qua, quindi la nostra curva è bassa, 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 bassa. Spectral Adversary non mi piace in questo matchup, un 2-1 che costa un botto. Possiamo anche andare a tagliarlo. Allora, le Entrancing Melody sono molto molto fighe sulle Thing in the Ice girate. Ho paura che sia un po' troppo. Non mi fa impazzire come carta di side. Preferirei andare a migliorare il matchup con Winota mettendo un'altra Cage e un altro Fading Hope. Invece Surgery buone, ma non sono qui per quello. Tra l'altro noi non avremo quasi mai Delirio, però comunque fa dei counterspell giganteschi. Proviamo a stare così. E vediamo come va. Non gioco Otawara, che potrebbe essere un'aggiunta interessante. Non l'ho messa, non mi sembrava incredibile. Qua abbiamo ascendente, parte lui, quindi forse voglio stare indietro e fare spell pierce come prima spell. Non ho lo spiritello con flash, però va bene, Kippo. È importante partire con questo mazzo, secondo me. Ok. Wow, hai il botto, eh? E ancora, tre terre, tre arti diverse. Sono veramente un campioncino. Ma magari con Seeder, tipo. Opt. Apriamo il suo cimitero, che è sempre meglio. 6. Vediamo un po' che ci arriva. Ma qua. Credo che andrò di Spell Pierce, mi tengo in mano Mystical Dispute per la sua Thing in the Ice. È vero che salvava da botto avere Spell Pierce in mano, però noi qua andiamo da The Wanderer e facciamo anche ascendente. Sì. Vai. Non ho Spell Pierce open, cazzata, proprio cazzata. Mystical Dispute open. Forse qui devo fare Mausoleum Wanderer e stare open di Dispute, giocare un po' indietro questi turni. Vabbè, qua arriva questo, va bene. Hai anche il secondo. Non hai Expressive Iteration in mano perché sennò non facevi terra. Ok, non hai il secondo. Questa cosa è interessante. Faceless Seven. Giochiamo un po' così aggressivi. Meno per aggressivi, sì, meno per 3. Che botte da orbi. Ok, lui ha 3 carte in mano, tanto quanto noi va a 4, come noi che abbiamo 2 pezzi però, perché abbiamo l'esserino che vola, un ottimo 1-1 volante e un'ottima Faceless Seven che per adesso è costosissima da attivare, però più avanti. Ok, parte
Passerai. Bravo che passerai. Noi facciamo terra. Shackle guys. Ci teniamo o per doppio blu. Vabbè. Tra l'altro lui può bloccare solo Fenice. Vabbè, sì, l'hai fatto. Che ti devo dire? Hai due carte in mano. Non giocando verde, chiaramente non abbiamo la possibilità come Bant di giocare company, però sti cazzi. Cioè, vediamo un po' come va, no? Ho capito, mazzo, però. A sto punto ci teniamo Open Dispute sempre e cominciamo a menarci con questo. Forse devo aspettare il prossimo perché Mystica Dispute comunque posso tirarlo, dato che lui ha vigilanza. Perché, beh, a parte che in realtà Mystica Dispute fa schifo su un removal a costo 1. Infatti. Vabbè, l'hai fatto. Una carta in mano per avversario. Vai. Vabbè, non te lo counterò, giuro. Questa te la counterò, giuro. A meno che tu non abbia un counter. Che può essere, perché effettivamente non hai fatto un cazzo fino adesso. Ok, no, ci basta pescare una borrower per averlo mandato indietro di X turni. Stavo pesco. Anche Fading Hope non è male. Facciamo dello scry sotto. Vai. Sì, forse Fading Hope potevo aspettare, farlo nel suo. Ok. Che spell abbiamo pescato? La spell più bella da pescare ha pescato. Ho un gatto che è impazzito per un sacchetto, ci sta. Impazzirei anch'io per un sacchetto. Allora. Non siamo riusciti a impostare una race in questa mano. C'è da dire che Shaker Geist è ok come spirito da avere. E che lui ha visto 1, 2, 3, 4 removal, un counterspell. Beh, noi non è che ne abbiamo visti. Poi abbiamo visto un. Beh, non sono così convinto che abbiamo visto tantissimo. Ma chi se ne frega? Lui ci pensa circa un quarto d'ora, credo. Ci sta, Expressive Iteration è stata stampata con scritto sopra. Guarda le prime tre carte del mazzo, pensaci un minuto a carta, decidi cosa fare. Quindi. È onesto. Simpatico amico. Credi che ce la faremo? Probabilmente ha trovato qualcosa tipo Treasure Cruise. Ah, si è esiliato in inglese. Tra l'altro, se lui tira una Treasure Cruise qua e noi non abbiamo il counter, minchia diventa un disagio. Chiaramente tengo in mano l'altra, vai. La finisce. Sì, cioè non è pazzesco. Quello che adesso noi passeremo. Che palle, mazzo. Per favore, smettiamola. Vai, Charter Course. Scarta un'altra Phoenix. Tapperemo la Phoenix. Per forza. Si vuole attaccare. Stappo pesco. Che palle. Questa la giochiamo. Che è carina. Quattro arti diverse. Minchia, pazzesco. Vai. No, abbiamo floodato leggerissimamente, secondo me, sto game. Siamo a turno 10, ci sta. Abbiamo 7 terre a turno 10. Potrebbe girare quella Thing in the Ice adesso, che insomma, potrebbe essere il problemino. Tra l'altro, il prossimo turno non possiamo neanche attaccare.
Abbiamo necessità di pescare tipo una Bryce and Borrower, dove possiamo permetterci di fare tela a rimbalzo. Poi magari in risposta al trigger la faccio anche in maniera tale da avere un altro rimbalzino. Non sarebbe male. Abbiamo pescato un po' al nulla. Che noi come peschini non è che ne abbiamo un quantitativo drammatico, eh. Cioè, anzi, ne abbiamo. Ne abbiamo pochi, zero. Zero e pochi. Zero e molto pochi dalle mie parti. Ok, quindi Thing in Death non gira adesso, non rientra la terza finisce. Minchia, la terza finisce, non la seconda, la terza finisce. Beh, con una puoi menare, secondo me. Non meni. Zen, Pacifico. Vai. Proprio super pacifico. Super pacifico. Non so. Ecco, questa spell secondo me ci manda al bar, citando un famoso youtuber italiano che parla di Magic. Concedi, perché ha visto anche Express Invitation. Credo che siamo fratturati sotto diversi punti di vista. Oh, salve, una spell. Lofty Denial, Cure Obsession. Sbagliato a 6 dare? Shaker Geist, no, mi sembra. Counter una spell, costa uno in meno se abbiamo un volante. Ma potrebbe essere ok. Magari mettere i Lofty Denial al posto degli Snare. Perché non si giocano i Denial, scusa? Counter me che non paga 1, oppure se controllo spirito a posto 4. Vabbè, ci sta questa carta che brutta brutta è un 3x3 di mana. Vabbè, teniamo così. Secondo me, se non pesco tutte le terre del mazzo, partendo noi con una mano decente, ce la giochiamo bene. Partiamo. Yes. Che cazzo, dov'è la mia mano decente, mazzo? Beh, facciamo che Kippo, comunque ho una leggera scurvata, poi posso fare comunque Ascendant che morirà perché non è mai rimasto vivo un turno, sto povero Cristo. Tra l'altro con il primo step va già fuori dai, da maggior parte dei suoi removal. Poi diventa, vabbè, vola col primo step. No, che schifo. Rosso mo. Allora, in realtà qua lui potrebbe decidere. Quindi tiraccio un boltino sopra. Noi possiamo farlo quando vogliamo, no? Vai. Facciamo nel suo. Non mi tapperò nel mio. Ah, 5 secondo me vanno bene. Abbiamo fatto bene a non pompare. Ci teniamo open dispute. Vai. Tolgo un enabler per pescare delle carte, non mi è mai piaciuto fargli passare certa course. Vai. Comunque terre, eh? Quantitativo. Secondo enabler. Attaccherò per 6 secondo turno, io ti giuro che. Pezzi del puzzle scartato? Minchia, non hai terre? Pazzesco. Che bella questa figurina. Credo che farò Terra Lord. E stiamo open di Counterspell. Tamen. Che poi 1, 2, 3. E siamo comunque open di Counterspell anche dopo. Perché ha vigilanza Faceless Seven. Che ho visto che tanti giocano inside in un OP aggiuntivo. Non capisco perché. Cioè, non, no, proprio non lo capisco. Se lo sapete, ditemelo per favore. Ma sarà pieno di sti cessi, figurati. Vabbè, due carte. No, ok. T-Main per 6. Sto turno. Sto dando l'endrop ancora. Ma che
Che cazzo? Quanto ti invidio? Cioè, noi veramente comunque, eh? Siamo dei professional a pescare le terrine. Se vuoi, cioè, ne pesco altre due, te le do, tu mi dai due spell che hai in mano blu, possibilmente, oppure rosse, ma me le fai tirare col mana che voglio. Thing in the ice. Vabbè, il 4 mena, ti giuro che meno lo stesso con quel coso. Terra stappata. Interessante. Quindi hai in mano il... che cazzo, dai. Hai in mano il removal. Che ci posso fare? Io ti meno, poi... Se io qua attacco e poi attivo Shaggy il Geist qua. Come la vedi? Ok, dopo ho due pezzi lethal. Potenzialmente. Vai. Cioè. Ottawara. Sì. Una spell. Che palle. Spell. Rifaccio il giocatore di prima, ti giuro. No, non è vero, meno. Meno con tutto. Ah, probabilmente gli manca a terra per spararmi in faccia e basta. Ce la portiamo a casa comoda, comoda con la nostra Fenris level 7. Comoda, comoda, no, perché in due game abbiamo pescato una quantità di terre, cazzo che è drammatica secondo me. Però comunque mi sembra che ce la siamo cavata egregiamente contro uno dei mazzi che sta perdendo tanto di quel terreno in Pioneer, che prima era tanto tanto forte. Però vabbè, dai, ci vediamo al prossimo match. Rieccoci, siamo sul play. Vogliamo iniziare first? Grazie. Magari vogliamo iniziare first con una mano di Magic? Lo so, non l'ho specificato. Ma sì. Kippo. Devo mettere via Faceless 7. Mi spiace moltissimo, ma credo che la partenza più fica che abbiamo sia Terra Ascendente, che io spero vivamente, cazzo, rimanga vivo almeno per un turno. Passo. Che questa roba qua da sola, secondo me, ti vince dei game. Così, forse pescata late è meglio, però lì ancora base wear. L'idea dopo è fare Wanderer e proteggere con Obsession, cioè proteggere con Wanderer Obsession, e invece è morto. Ma è lo stesso di prima, così per sapere. Snow Covered Island, Vipery. Non posso fare Obsession adesso perché richiede che ci sia una combat, quindi se non ci fai sopra la combat si stacca. E che schifo. Noi vediamo un po' come... Oh, lui veramente potrei cominciare a contare le volte che muore a turno 1. È una chiappa removal incredibile, eh. Fire Impulse. Questo mi sa di ancora di Fenici. Ma cos'è? Fenici ha vinto una challenge? Lo vedremo... No, l'avrò detto nel Best Ex of the Week, perché questo lo sto registrando un giorno prima. Cioè, in realtà, qualche ora prima. Ok, è tornato e boh, potrebbe essere sia UR Control che UR Fenici. Noi intanto meniamo e peschiamo. Poi vediamo più sul tardi cosa andare a fare, perché rimbalzarglielo adesso potrebbe essere veramente un po' esagerato. Always yes. Che palle. Potrebbe essere esagerato. Forse fare un proteggino con questo altro Mausoleum Wanderer. Vediamo un po'. Vai pure. Preferisco sviluppare così. Certo, se mi tiro un Anger of the God sui denti, non è che io sia proprio uno che la prende benissimo. Però, no. No, io scherzo. Beh, a parte che se mi fa Anger, sacco questo Mausoleum Wanderer. No, fai, fai, Anger, vai. Vai che è fico come cosa, è fica. Fidati. Il problema è che se mi fa removal su quello sul 2-2 non è che posso dirgli tantissimo, cioè. E poi giocherà nel mio.
Direi che giocherà nel mio. Ok, pesco. Oh no! Attenzione però, perché... Ok. Noi qui possiamo fare ma petty theft è una merda, nel senso che non è... Ah, io perderei cool obsession, giusto? Quando entra uno spirito. Vabbè, ti faccio counterspell sul tuo petty theft. Ho perso due pezzi, che non è che io sia proprio felicissimo di questa situa, se posso dire. Attacco. E poi magari faccio un 3-1 flash a fine turno. Che comunque il 3-1 flash del caso non è affatto male. Non te lo counteravo, giuro. Quindi c'è lunga la strada, eh. Flame Blast Bolt. Ok, vediamo se fa la spell per farlo girare, glielo rimbalzeremo. Vediamo se ha anche il terzo removal, cosa possibile perché UR ne gioca una botta, però non si sa mai. Ma questo è molto comodo contro il suo removal. Il problema è che beh, possiamo rimbalzarglielo in risposta al trigger in maniera tale che non succeda. Vai. Vediamo un poco cosa succede. Non flippa, giuro che non flippa. L'hai fatta. Io potevamo farla rimbalzare, però così minchia abbiamo un Cloxy, no? Veramente. Sì, ma io faccio questo. Proteggo il 3-1. Ah, su se stesso, solo su se stesso, perché Brazen Borwell è tanto tanto carina, ma non è uno spirito. Pesco. Allora, se adesso pesto per 5, beh, già è lethal senza Lord, quindi direi che posso tenermelo in mano, vai. Vai. Tra l'altro Lord non pompa Borrower, come dicevamo poc'anzi, che è simpaticissimo, ma no, non è uno spiritello. Anger of the Gods, Anger of the Gods, vaffanculo, va bene. Sono due turni di clock con questa mano. Però lui ha 6 carte in mano, cioè non è che sarà proprio un bonsai. Vai, io ci provo. Vediamo se è d'accordo oppure. Sa di no. Ma ti dirò. Beh, pago. Yes. Ma ti dirò che cesso. Però, vediamo. Beh, lui il removal deve pescarlo adesso. Sei. Questa è una thing in the ice. Giusto? No, è un dig through time. Eh sì, secondo me il removal l'ha trovato. Giuro che secondo me l'ha trovato. L'ansia, non avere neanche il drop a uno da fare. Ok. No, me lo sarei mai aspettato. Giuro. E thing in the ice. Serge. Pesco. Vai.
Forse qua devo fare doppio Lord. Sì, beh, potrebbe. Non so se riesce a farlo girare. Sì, lui comunque è UR control, non è. Non è Fenici. Perché Fenici non gioca di TT? Considera. Sì, no, potrebbe farlo girare. No, non può farlo girare. Sta cercando un removal da fare sul nostro Il Lord o sul nostro Il Shakelgeist. Credo che io lo farei su Il Shakelgeist, perché considerando che ho in mano un altro Lord. Eccolo! Cazzo, l'ha fatto giusto. L'hai fatto giusto. Va bene. Ti mando a uno, però a uno notoriamente non ti mando a uno. Che palle. E le borrower le abbiamo già tirate entrambe e sono morte entrambe esiliate. Vai, non ti nasconderò nulla del fatto che ho pescato un'altra terra. Non ne ho pescate tante sta partita, semplicemente non siamo riusciti a imporre la race. Il fatto che abbia fatto flippare prima va quasi bene. Mica sta facendo una quantità di peschini che mi lascia l'ansia. Non blocco, eh. Se mina non blocco, giuro. Sì, la terra. Però 6 carte in mano, cazzo. Cioè, qualcosa farà. A 2. Un altro di True Time. Mamma mia. Ma ha fatto 200 peschini, ci sta. Cioè, ha fatto 200 peschini, 4 Expressive Iterations. Deve aver trovato doppio Fire Impulse. E comunque non lo uccido, anche se me ne fa uno solo. Vediamo un po' come c'è. Ah, sono dei 2-4, però. Doppio Fire Impulse 1. Giusto. Ciapperemo. Che ti dico di no? Uno Spectral Sailor pesca una carta Spectral Sailor, eh? Da tenere in considerazione quella cosa. Vai. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Vuol dire che faccio pesco una carta, ciamp blocco il tuo Wall of Stone Giants. Io chiaramente sono andato così, non perché non mi sono accorto che ci fosse Wall of Stone Giants, no, no, giuro. Ma per farlo, fargli fare questo. Cosa? Pare che con 6 carte in mano sto cazzo, cioè nel senso io non andrei tapped out per vincere sto turno. A meno che non abbia. Cioè, se ha 6 terre in mano, vabbè. Che ti devo dire? Va bene, però. Invece lui. Come no? Come dirti che sbagli? Io ho due pescate per pescare, un incantesimo. O un altro Lord. Ho visto un incantesimo e un altro Lord, quindi ho 5 carte vive. E beh, Fading Gob non è affatto male, perché io c'è un blocco questa. Però sto a 13. Devo stare dietro un turno, però. No, Fading Hope non è male. Credo di poter far questo in maniera tale da cercare qualcosa che mi faccia vincere. Non questa terra. Questa terra però ci hai rotto il cazzo. No, così abbiamo perso. Visto 4 carte, me ne serviva una. Non l'ho vista, non l'ho vista, non l'ho vista. Supponendo che lui non avesse in mano un botto da 3. Ascendant Spirit era buono. Mausoleum Wanderer era ok. Ci permette di fare attacco, rimango indietro. Questo mica era buono, ne facciamo uno. Spirito 4. No, beh, moriva comunque, però ci poteva stare. Allora, Mystical Dispute. Però lui soprattutto ha
tante spell rossi, quindi Lofty, Denial, come se non ci fosse un domani. Cosa andiamo a togliere? Secondo me un paio di Kuro's Obsessions, Schiffen e Reshackelgeist. Via. Ci mancano due. Ma secondo me tanti pezzi a uno, no? Poi Ascendant Spirit. Comunque no, forse Spectral Adversary no, in questo matchup invece mi piace. Vediamo così, madonna, sta sedia prima o poi si sfascerà del tutto. Proviamo così, in questa linea di gioco con 76 counterspell. Questa mano non è malissimo se peschiamo una terra, ma se non la peschiamo moriamo. Meglio, così abbiamo il pezzo da fargli uccidere subito. Dai, vai. Abbiamo una terra molto forte in Faceless 7. Oh, questo spirito, vediamo se anche questa partita morirà di primo. No. Attacchiamo, lo possiamo far diventare un 2-3 nel suo. Abbiamo anche Rattlesnake, però aspetto a farlo un po' presto. Va bene. Forse potevo farla diventare 2-3 adesso. La 2-3 non ha tutti i removal del mondo per toglierla, quindi insomma. Thing in your eyes, va bene. Facciamo terra. Adesso però. Allora, qua ho due scelte, o fare mausoleo o pompare lei. Io pomperò lei. Vai. Cosa dice? Se è un angelo metti 2 più 1 più 1 su di lei. Minchia. Salve. L'unica cosa è che questa flippa. Quindi abbiamo bisogno di un fading hope o di una borrower. Considerando che il nostro coso lì vola. Che palle. Supponiamo che il prossimo turno lui flippi. Tacco. Ci ho investito un sacco di mana in sta creaturina, eh. Pesco. Quando flipperà valuteremo cosa fare. Lui è a 9, non è proprio poco. A 3, minchia, Anger più botto? Porca troia. Che cattiveria. E l'hai fatto? L'hai fatto? Ragioniamo. Qua potevo fare la seconda face del 7, secondo me. Io qua attacco per 4. 1, 2, 3. Poi ho il mana per fare ratto il chance e attaccare dopo per 6. Insomma, va bene. Oppure, sì, non posso fare il counter, però chi se ne fotte. Va bene. Tra l'altro, Rattlesnake poi lo costringe a fare la spell. Sì. Non so io qua lo gioco, Rattlesnake. Vediamo. Comunque vuol dire che fai la spell e flippa. Qualcosa. Sì. Non posso animare perché questo non viene rimbalzato. E moriamo dal suo trigger, nel senso che ci muore il pezzo. Vai. Ho comunque tutti i pezzi con flash, con Rattlesnake in campo. Non malissimo. Posso fare Wanderer, tra l'altro. Che è lethal.
Ok. Vediamo un po'. Terrina. Peccato non avere Shaker Grass che abbiamo salutato fuori. Riparto comunque con tre pezzi con flash. Attacco. Sì, beh, qua lui flippa il pezzo. Ok. Vai. Ho sempre dei pezzi volanti con flash con dei counter open. Quindi, insomma, sta partita è tutt'altro che safe per lui. E le due terre animabili che sono little. Quel cosino lì lasciato così si è portato via veramente un sacco di removal. Forte forte se non lo tolgono di primo. Sì, allora Rattle Chains secondo me. Dig through time. Mystical Dispute. Cioè, Spell Pierce. Yes. Questi si animano a 3, 1, 2, 3, 1, 2. L'ho fatto perché siamo attivi col top deck. Quella Madonna! Ma no, l'ho capita, scusami, eh. Io non vincevo se non top deckavo una terra qua. Per quale stupido motivo non l'ha fatto? Beh, top deckavo una terra l'unica volta che la volevo, però mi sembra una scelta un po' forse azzardatina. Io tra l'altro ho tolto due Ascendant Spirit, cazzatona. No, in realtà partendo lui adesso è giusto, forse non dovevo toglierli prima che ero sul play. Prima che ero sul play potevo lasciarli. Adesso ci sta a averli tagliati, dai. Mamma mia. Pezzo con flash, Phantom, Borrower, Keep, la terra forte, dai, va bene. Abbiamo una quantità di counter incredibile, ne ho visti molto pochi, secondo me. Per giunta, aggiungere. Oh, mazzo, mazzo. Se iniziamo come tutte le partite. Vabbè che non c'è ancora tanto feeling, però che bella isola. Bella. Non c'è ancora tanto feeling, però. Next step. Facciamo un simpatico Spectral Sailors. Morto. Sta popesco. Morirà brevissimo, credo. Vabbè. Tanto non ho giocate da fare questo turno. È inutile che ci faccio dei ragionamenti incredibili. Va bene, vai pure. Tocca a Tigo. La cosa brutta è che potevo fare. No, tanto quella terra lì comunque non era da fare adesso. Vai. No, oh, Shackle Guest non credo sia un brutto taglio in realtà. Sì. Porca troia, che palle. Vai. Sì, un consider. Ma quante terre gioco? 32? 22? Non è che ne gioco. Che poi 3 sono mainland, quindi. Non è che ne gioco 100.000 che tu dici. Mica è incredibile pensare che io non trovi una terra. Cioè, non fluddi sempre. Sì. Expressive Iteration. Chiaramente adesso mi lamento di questa cosa. Tra una partita mi lamenterò che non ne ho pescate. Sì, ma mi ha fatto due danni quel Supreme Phantom. Beh. Dig through time. Quanto ti invidio, Oppo? C'hai delle manine infuocate, mica da ridere. Cioè, beato te, non è una critica. Bravo.
Credo che qua andrò dentro di 5 danni. Cioè, a meno di non pescare un counter incredibile, pazzesco, superbo, 5 danni. E appunto. Sei, scusate. Vai pure. Che comunque sono schiaffi, non è che non sono schiaffi, 6 danni, ci mancherebbe. Però, sti cazzi, anche un po'. Fai cose su di lui, porca miseria. Io ho il mana per rimbalzargliela, ma che bello il rimbalzello. Non credo che parlerà lui, quindi lo faccio post-combat questo rimbalzello fantastico. È morto il mio spirito. Vabbè, comunque post-combat. Tanto comunque morirebbe solo il suo. Che bello il fatto che abbia vigilance, minchia ragazzi, è veramente pazzesco. Cosa mi dici? Cosa mi dici? Vediamo un po'. Petty Theft, lui 5 carte in mano, non è proprio la situazione più easy del mondo, sperando che non abbia tanti counter. Tipo questo, no, non è un counter, ok. Problema è che poi flippa tra un giro, che schifezza. Beh, flippa subito, ma non la posso rimbalzare, cioè non ci posso fare niente. Ha il remove al 100-100, non è che non ce l'abbia. Però io appoggio un mausoleum Wanderer. Che comunque. Non mi farà andare in combat, vero? Ma che palle. Lo sapevamo che ce l'aveva, non è che non lo sapevo. E però non ho neanche sto counter open. Va bene. Allora, se hai costone in meno, si controlla uno spirito e anche un incantesimo e un altro in meno. Madonna mia, ragazzi, che astio che hai addosso, però. Cioè, fattelo dire. Seconda Titi. Meno male che abbiamo pescato sta carta. Era effettivale. Vai. Oh, caputa. Ok. È un problemone. Sì. Cioè, è un problemone perché poi mi toglie questo eccesso di merda. Ehi, devo comunque tirarti in faccia una Brazen Borer da 4, secondo me. Sì. Pesco. Mi fa X danni, me la toglie comunque, ma ci pesco una carta. Se peschiamo Shacklegeist fa schifo. No, se peschiamo non Shacklegeist, scusa, quello che. Scusate! Quello che dà protezione ai miei. Non è male. Però dobbiamo pescare esattamente quello. Sì. E invece è esattamente una terra. Minchia che due palle! Più noi di lui, 3, 6, 7, no, 7, però il gioco VR control. Ah, non vinciamo mai, abbiamo pescato veramente un'infinità di terre. Ma fa meno 3. No, concedi, concedi. Siamo morti con due counter in mano, senza le bestie con flash. Potevo aspettare, non dovevo giocarci dentro adesso. Però, ragazzi, cioè, Shacklegeist
Scenderò a 20 terre, cioè una roba drammatica. Vabbè, vabbè, niente, vediamo come va il prossimo game, con molta calma, pacatezza, bevo un bicchierino d'acqua per riprendermi. Come dicevo prima, adesso mi lamento perché non ho le terre Mulligan. Tengo. Keep e metto sotto una terra. Tra l'altro quelle Extended Art sono quelle che preferisco di meno. O quelle che mi piacciono di meno, forse. Ok, pesco. E sul passo ti farò uno Spectra Sailor, così, papà! Che non te l'aspetti. Non te l'aspetti proprio, vero? Cosa giochi tu per giocare GV? No, angeli, cazzo, no, che palle. Va bene. Ah, quando entra un angelo nel campo di battaglia, guadagni 4 vite. Encounter? Ma sto cazzo, va bene. Figurati se peschiamo i counterspell noi. Ah, poi avrà Book of the Exalted Deed, come cacchio si chiama. Giada vola. Porca la miseria. Guadagni 4. Pesco. Ok. Questo è un counter. Si controlla uno spirito. Quella vola però. Beh. Però che ora lui avrà anche delle company, I suppose. Vediamo come affrontare la cosa con calma e pacatezza. Porca la puttana! Beh. Secondo Bishop. Guadagna 8 ogni angelo. Che cazzo ce ne frega noi, va bene tutto, vai, prego. Minchia. Va bene. Ah, prende mana per angeli. Ok. Counter. Vorrei fare un counter. Ma attacca con sti cosi che tanto non posso parare. Cazzo, me ne frega lui. Ci sta. Quattro. Vai. Adesso posso solo sperare che abbia due terre e peschi solo terre. Vai. Allora. Beh, una terra ce l'aveva. Che palle. Vai. Faccio guadagnare solo 4 invece di 8 ad angelo. Che cazzo. Doppio bishop, problemone. Madonna. Allora, angeli, mi dici. GV angeli. Gravedigger's Cage perché voglio counterare quelle simpaticissime company. I Lofty Denial perché sì, e le Entrancing Melody non penso che siano proprio pazzesche. Togliamo gli Spell Pierce, togliamo. Compensation no, parto io. Forti. Ratto Censo, ok. Spettral Adversary, anche qua non mi fai impazzire. Se posso dire, devo toglierne 3. Due Wanderer e una Obsession. Voglio tenere un buon numero di pezzi, che adesso gioco 8 counterspell che sono forti contro di lui. Li pescherò, no? 10 compresi le due cage. Li pescherò? Li pescherò? No! Allora, vediamo un po'. E invece sì, guarda, Lofty Denial, però mi manca la terra. Non posso tenere sta mano. Ma non anda sto mazzo mo. Ma che schifo. Madonna. Vabbè, dai. Prendiamo un po' quello che viene. Viene male, tra l'altro, però quello che viene. Ascendant è un angelo anche lui, quindi per rispetto dovresti farmi vincere la partita. Pesco. Shacklegeist non è malissimo, però.
vorrei portare questo coso a essere un coso gigante volante. Lui non so quanti remove l'abbia, ma secondo me ascendante è grosso in questo matchup. No, così. Ah, grazie MTGO per il bug grafico. Mi mancavano. Bishop? No. Cosa sei? Quando un... che angelo entra... Borrower. Credo che vogliamo combattiamo qui. Non pari? Va bene. Allora faccio doppio pezzo. Vai. L'altro ha flash, quindi lo facciamo col flash, perché se no ci bruciamo un'abilità. Vai. Cosa sei? Ah, ok. Allora, questo possiamo... occhio con le mute a volte di merda. Che poi diventano imbattibili per noi che non abbiamo pezzi. Devo menarti così senza poter pompare il pezzo, perché voglio avere il counter open. Vai. E comunque non è male, dai. Il counter e la borrower open soprattutto. Potevi farlo solo sorcery sto cessone, no? Giusto? Metti un counter su un angel. Ok. Ma tutto che vola, per forza? Ah. 1-3. L'unico con cui mi sento di minarti è questo. Ok. Dannazione, non si è fidata. Cioè, si è fidato. Quanto ti devo odiare io nella vita? Niente, non abbiamo neanche Otawara. E lui ci va dentro così, come un campione. Se io avessi avuto questo in risposta... Porca puttana, che schifo sto gioco. Che schifo sto gioco. Che schifo sta combo. Però non possiamo batterla. Come potremmo andare a batterla però? Perché perdere da una cosa così stupida dà veramente fastidio. Aggiungendo dei Field of Ruin. Che bleh. Posso dire bleh. Tide Shaper non è formato. Quarto game della Lega, iniziamo noi. Devo mulligare perché non ho le terre. Il mio mazzo oggi mi vuole male. Ed è il primo giorno che ci becchiamo, quindi... qua... credo di andare via di Sailor perché gioco molto in curva senza e non è un'ottima ripartenza, se posso dire, cioè non mi pare poi. E Ascendant comunque abbiamo visto prima contro UR, se lo lasci Undisputed è un missile Terraria. No, oh, Mirror, ti prego, che schifo. Va bene. Forse qua giocare il Lord è la scelta più... perché lui non è che abbia una cifra di removal. E i suoi counter comunque, come i miei, costano 2 per questa cosa. Quindi il mirror mi farà il suo lord. Non è il suo lord. Facciamo
Quella Flash Combat. Lui tappa un pezzo, io posso fare ratto censi in risposta, cominciare a popolare un board. Andiamo giù un po' pesantini magari, ecco, sì. Rubiamo tre dannini. Vai. A fine turno noi faremo uno Spectral Serum alla grandissima. Che lui non avendo removal non vedo per quale motivo non popolare il board adesso. Tanto ci peschiamo terra, cominciamo a pescarci un bel coso. Combat. Mi può tappare il 2-2, però. Auguroni, va bene. Abbiamo il nostro counterspell dietro. Vai. Sì. E devo counterargli il Lord. Che è l'unica cosa che lo rimette in pari con me. Sì. Va bene. Pesco fine turno. Ottimo fading up. Se non sposto un attimo al suo counterspell. Invece nope. Fading up. Questo non lo fa volare via Shacklegeist. Vediamo un po'. Lui ha in mano un Rattle Change. Chiaramente. Sì. È figa sta cosa, eh. Lasciamolo top e peschiamocelo. Perché altro io attacco e faccio Counterspell. Il prossimo turno Lord più counter open. Che comunque. E se vuole. Ah no, beh. No, non può parare niente. Cioè, con Ascendant non para. Quindi il suo è un blocco brutto. È un cian blocco. Che puoi anche non fare adesso perché andresti a 3 e non saresti morto. Però noi giuro che lo facciamo a fine turno il Lord. E poi vediamo cosa capita nella sua vita. questo non possiamo dire di no. Dal prossimo vola però. Ok. Posso pensare di counterargli anche Shacklegeist. Ah no, perché paga 3. Ok. Va bene. Vediamo un po'. Pezco. Un ottimo face the 7. Una carta in mano, credo sia ok counterargli un blocco. Lui mi tappa qua e io attacco con tutti gli altri, non so quanto gli convenga. Però deve tapparlo, sennò giuro che lo pompo.
Attacco anche con Lord. Frega nulla di porto via il suo spirito. Lui deve metterci davanti due pezzi, uno glielo porto via. Questi stradano. Metto avanti questi due. Sì, beh, questo fa schifo in sto matchup. E io comunque ancora dietro questo. Che non è affatto male, eh. Ah, così il Lord non mi muore. Sì. Steel non mi muore. Ok, prendi uno, vai a due, ok. Ma non ho capito, scusa. No, non ho capito. Allora, blocco, blocco, blocco. Non ho capito cosa è successo. Mi sono perso un passaggio. Scusami, eh. Ah, perché era pompato dall'oro. Ma che imbecille. No, 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 va bene, va bene. Sono un po' un cretino. Questo diventa 5-4. Devo farlo diventare 2-3, ma che sono proprio piccione. Sì. Tu ci unbloccherai, amico mio. Vai. Minchia. Non ho ancora fatto terra, quindi comunque la situazione si riproporrà allo stesso modo e lui ha messo bottom. No, ho sbagliato, ero, non so perché ero convinto fosse pompato, ma per altro. Vai. Ho giocato malino, eh. Devo ammettere. Però minchia, mo diventa gigantesco sto coso, no? Boh! Mi serve tipo borrower. Allora. E qua posso attaccare con la mia simpatica faceless art. Lui parapompa. Questa strada non ricordo che sono diventato due. Così. Same as before. Vediamo un po'. Questo diventa A6 A6. Però vuol dire che tappa tutto. Poi dovrei rimbalzarglielo prima dei blocchi. Allora, se vuole tradare. Vai. Tu vai a 1, noi passiamo, a fine turno tuo faremo burl. Hai un volante in questo spot, non ne hai due. Hai due volanti. Hai un volante comunque. Hai un volanzio. Vai. Mio gatto è impressionato dalla presenza degli spiriti sullo schermo e ha paura di questa cosa. Siamo molto felici. Non lo vedete, ma ha la testa praticamente davanti al PC. Io non sto più vedendo cosa succede dalla parte destra del mio schermo. Vieni qua, gatto.
con delle ansie. Ciao. Stai qui con me. Saluta. Alla end faremo borrower. Pesking, vediamo un po'. Una simpatica amica terra. Non devo passare. Che palle! Tra l'altro Spell Pierce che è anche brutto come counterspell, però siamo a 20, un pochino di tempo ce l'abbiamo. Però quei cosi menano mica da ridere, c'è da dire anche sta cosa. Cinque volare. Ha due volanti, però io ho solo due volanti anch'io. Dai, scendi adesso dal tavolo. Bravo. Va bene. Oh, chissà cosa ha pescato. Un pompa. Però che palle. Vai. No, quell'errore lì mi è costato la partita. Ma è giusto così. Stavolta è giusto così. E pompa l'altro. Non pompa l'altro. Sei gratis. Pescato per giocare così. Focca la put. Vac, ladr, infam, zocl. Sì. Prendo 6. E niente, abbiamo perso questo game 1. Male. Male, molto male. Perché ho sbagliato quell'attacco, io che pensavo che fosse pompato. Vabbè, fa niente, ci sono tutti G2 e G3. Allora, Mystical Dispute e Entrancing Melody sembrano delle carte di Magic. Spell Pierce non mi fa impazzire, anche se non è malissimo, ma ho messo Mystical Dispute che sono più forti. Obsession è pretenzioso, ma partiamo noi. Ne tolgo una sola. Togliamo uno snare perché ho messo dispute, mi sento abbastanza ok. Spectral Adversary non mi fa impazzire. Shacklegeist è molto bello. Fading Hope è ok. Forse posso tagliare uno Spectral Sailor perché la partenza più bella è sempre Ascendant Spirit. Ok, croce. Madonna, non lo so giocare molto bene questo mazzo, devo ammetterlo. Lo ammetto, lo ammetto, lo ammetto. Yes, iniziamo noi. Terra ascendente. E Melody in mano è molto bella. Tra l'altro gli rubo un ascendente pompato, quindi insomma. Vai. Vai. Che piccione. Sì, è un Fading Hope. Non mi fa niente. Se è un Fading Hope, è un Fading Hope. Ascolta. Hai lo spiritello con flash. Va bene. Un po' paura a pomparlo a 4 qualcosa, però poi posso riprendermelo. Tra l'altro. Fa schifo, eh. Daglielo a ripigliarselo, però. Lui ha Obsession. Ok. Pompo e attacco. Ho una mano ok. Dopo questo non credo che lo pomperò più in realtà, perché si sviluppa un po' diversamente. Fai pure, tocca a te. Che vai a 7 carte in mano, 8 con quella di che peschi di ossessione.
c'era una canzone che faceva ossessione. Così me lo immagino, lo spiritello con ossessione addosso. Doppia ossessione. No, spirito, ok. Spirito ascendente. Va bene. Va bene, devo concentrarmi quando faccio ste robe, non fare l'imbecille. Cosa non facilissima. Vabbè, basta queste battute sull'imbecillità gratuita. Ti strameno volante qua, non mi interessa molto. Tocca a te. Per me lo dio ancora un attimo presto. Sì. Non ha senso fare questa cosa perché me la rifà con flash, quindi stick it. Vai. Forse potevo fare un mausoleum one ra. Vorrei stare open di lato, cioè, se fosse possibile, gratis. Cavolo! No, non ce ne ho tre. No, doppio di spirito brutto. No, va bene, l'hai fatto. Vai a quattro carte nella mano. Fastidio Shackleguest, probabilmente devo toglierglielo. Allora mi fa tappo. Ok, andiamo in main 2. Mio Shackleguest. Vai. Io odio con tutto me stesso i mirror, quindi voi lo sapete. Oh, cazzo. No, Shackleguest mi diventa molto forte adesso, quindi me lo voglio tenere, prendo sta girata di danni che non è che sono proprio pochissimi. Vado a 3. Però, cioè, signor Judge mi diventa molto forte. Cazzo fai, lo lasci? Tieni. Wanderer. Va bene. Allora, se vuole tradare mi va ok. E gli rubo il... Porca puttana, hai rotto le palle. 3 e 2 e poi gli rubo il Lord. Ah, non posso rubargli il Lord. Beh, gli rubo il pezzo. Baba via. Però io faccio così adesso. Vai. Ne ho 2, 4, 5.
Non può farmi Lord Instant. Posso farlo diventare 2, 4, 5, 6. Non siamo morti. Immagino. Vai. No, non dovremmo essere morti se non ho fatto i calcoli male. Però sì, 2, 3, 2, 3, 4, 5. Ah no, sono 7. No, è un pezzo dietro. Cosa che accetto. Allora, io attacco con te, che è l'ital. Ok. Aveva sbagliato lui i calcoli indietro. Prima ho sbagliato io G1, ho sbagliato lui G2. Non ho idea di cosa potesse avere in mano. Magari non aveva niente, sperava. Chippo così. Allora, Madonna, sta sedia oggi veramente. Devo dimagrire? Mi stai dicendo che devo dimagrire? Va bene. Dai. Uff. Via. Un'altra sfida all'ultimo sangue. Ma va bene, abbiamo un dispute. Un discreto lord, un paio di terre con le arti diverse. Bella questa arte di Caldemo, Valchirica, cioè vichingica. A passi, piccolo debole. Passo anch'io perché sono un po' piccolo e un po' debole. E non mi fai neanche il pezzo in flash. Non si fa. Non credo di farlo neanch'io, tra l'altro. Perché se lui farà Ategens, il suo pezzo è più forte del mio. Tre terre, tre arti diverse. Bravo. E dicevamo. No, Ategens è troppo forte. Sì, ma qua non ho mai idea se sia giusto farlo in upkeep a fine turno. Il pezzo con flash, forse a fine turno. Questo. Ok. Allora, quello inturato il censo è un'ottima carta di Magic. Se poi vuole tradare Sailor per Sailor, va bene, perché lui va a 4 e a 5, sono avanti di 1. A 2 hai fatto quel cessone incredibile. Faccio anche il mio. No. Ah, avevi il disputo. Disputo. Forse dovevo fare Wanderer. Effettivamente ci stava. Non ho capito perché non l'ho fatto. Sì, Obsession. Mica, ma com'è che lui fa sempre Obsession e io mai? E ne ho tolta una, Cioè, non è che ne ho tolte 79. Ah, l'hai fatto. Puoi farlo con flash. Pesco. Non pago. Cyclegeist. Qua sto indietro con i miei simpatici pezzettini. Quindi tappo il suo simpatico pezzettino. Shackle Geist. Vale. Non perderà Obsession. Tra l'altro fa Scry. Vediamo dove lo fai. Scry, spesa fantastica. Bottom, bikini bottom.
Quanti richiami inutili che faccio, eh? Pazzesco, cazzo. Stapo pesco. Qua non mi dispiacerebbe fare. Che palle, non ho pescato niente. Allora, qua ti attacchio. Cosa hai pescato? Non hai pescato il counter tu, eh? Brighella. Non hai pescato il counter, mi sa. So. A meno che non fosse spell piercing, in quel caso mi girerebbe il cazzo. No, ok, va bene. Non era un counter. Hai in mano un Rattle Chains, Madonna che partita complicata, il mirror di successo di mazzo. E un Lord, per giunta e per bacco, puttana Eva. Io perderò il mio simpatico amico. Non il mio simpatico amico Spiritello, che tanto si schianterebbe, ma la mia simpatica amica Aurea. Sì. E poi a fine turno faccio un rogue. Mi si stacca la. Ok. Bene, l'hai fatto. Ti tapperò un pezzo. E non attacco, eh. E la Madonna. Vabbè, allora faccio. Avevi paura che attaccassi? Va bene. Vai. Allora, noi abbiamo doppio Lord, lui ha mono Lord, quindi. Ok, però lui ha pescato Fenrir Skaven, che è forte. Forte, forte. E un 3-3 che trada con tutti i suoi pezzi. Bello questo, bello forte, bello vero. Il doppio Lord, te lo raccomando. Attacco. Mi fai attacchio? Non posso attaccare con tanti pezzi in realtà. Tappi il mio Quatar. Dopo posso tapparti un pezzo. Grazie. Però deve stare attento alle combat anche lui, eh? Perché can. Se sì, io posso attaccare con un pezzo. Tipo te. E poi possono tapparti uno dietro. Non tantissimo forse. Più che altro il mio spirito ascendente non vola. Però può parare il 4-3. Cazzo, quello può menare, tappare. 3, 6, 7. Ah no, deve starci attento. Anche noi, non è che siamo freschi. Fresh. Shackle Geist, però tappa questo. Sono 3, 6, 9, 10. Devo tappare quello perché è veramente gigantesco. 1, 2 fa diventare questo più grosso. Come a me. Cazzo, Shaky Geist è proprio un pezzo fastidiosissimissimissimo da avere contro in sti matchup. E tappa uno, eh.
Minchia. Allora, vediamo. Io ho sei spiriti. Ok. Se, anche se mi togli un blocco, non è proprio simpatica la situazione per te. Non lo so però, secondo me lui mi tappa un pezzo, io non attacco, gli tappo tutto indietro e poi lo attacco. Io qua non credo di voler attaccare. Perché lui qua mi tappa, boh, il 5-5, io poi ne ho 1, 2 e 3. No, lui non tappa ma blocca. Il problema è che muoio da questo, io ne posso tappare 3 indietro. Mi tappa 1. Sti cazzi, vai. Giuro che poi ti faccio un casino. Non volava. Scelta complessa, io ne tappo 2 e gliene paro 2. Devo tappare spirito ascendente perché non paro già il 5-4. Mentre tutti gli altri sì. Non devo fare in upkeep? Non lo so. E tra l'altro gli costa del mana, quindi dei counter non è che se ne fa proprio poco. Che momento complicato di matematica nel Magic quando si tirano gli schiaffi e basta tra monoblu e monoblu. Porca la puttana. Va bene. E io che volevo giocare un mazzo rilassato. Ma sta settimana facciamo le robe easy. Che cazzo. Vabbè, attacchi. Non credo che tu attaccherai mai, no? End. Tappa. E io non ho niente con vigilanza, lui sì. Questo poteva attaccare, secondo me. Poi tappa. Ah no, non può attaccare perché boh. Questo poi diventa volante. Però sprecato il mana non para con questo perché sono 1, 2, 3. No, ce la fa. Ma tanto. Ah, perché io ho il pezzo qua. Però questo diventa inutile a breve. Madonna. Peccato che questo non posso tapparlo. Va, caccia la puttana. Pesco. Ah, terra. Allora. Io ho 1, 2, 3 tappini, 2 in realtà. Il problema è che se lo attacco con tutto, lui deve parare questo. Allora, attacco con tutto, lui metti che para il 5-5 e questo. Passano 3, 6. 9, 12, morto. Oppure lui para il. No, questo lo pari per forza però perché secondo me diventa un 6-6. Quindi occhio e croce. Combat. Sai che ti dico? Attacco. Ti dico che la matematica è per i bloccanti. Adesso questo lo facciamo diventare inutile.
tu hai 0 più tappanti e 2 blocchi. Vai. È un 7. Secondo me tu pari il 7 e il 5 e prendi 4, 3, 7, 3, 10 letali. No, non puoi neanche più perché non vola. No, sei morto, sei morto. Sei morto! Mamma mia, la partita che è durata di più della Lega. Pazzesco. Cosa mi stai dicendo? La tre mana. Ci sono cose che mi sono perso? Cioè, si vede il terrore nei miei occhi? Porca Eva, ragazzi, che partita difficilissima. È un volante. Ma è tra. Però questo non para niente. Sì. Sì. 4, 3, 7, 3, 10, 16. Tu sei a 14. Io ho vinto questa partita del Magic. Easy. Meno 2, ok, meno 2 mi sembra una buona cosa. L'ultimo match della giornata, ragazzi. Peso! Poi domani ne vedremo un'altra di League. Per adesso, piccola pausa acqua, poi torno. E per oggi è l'ultima partita. Abbiamo vinto il dado. Siamo contro che se fa. Teniamo. Keep. Si chiama proprio così. Comunque, tra l'altro, cioè, nel senso, gliel'ho chiesto in chat. Ho detto, posso dire il tuo nome? Siccome si scrive? Che bello. Cioè, si legge come si scrive? Sì, a posto. Vabbè, partiamo di terra droppa 1, into terra droppa 2, no, un altro Angeri, no, Winota, 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 devo fare il, vabbè, faccio il pezzo con flash a sto punto, è una cazzata, devo fare questo pezzo qua, tappargli il mana, no, cedevo da menà, vai, e vedi di non fare cavolate, tra l'altro si fa, fiaba, favola, come cacchio si chiama, devo fargli il counterspell. Troppo forte quella spell da Rush'a risolvere. Comunque credo che aumenterò le Graf Digger's Cage. I suppose. L'ha fatto veramente? Ma mi ascolta, mi sta sniperando, io non sono su Twitch, quindi mi sta vicino in casa. Ok. 5 carte in della manina. Oh, fai una spell che posso lasciar passare così faccio un rato, Chains, per favore. Tanto lui avrà zero cose che si possono hittare con Mausoleum Wanderer, quindi credo che non sia pazzesco, si possa togliere. Minchia, voce della rinascita? No. Voce della rinascita no. Bene, un'altra voce non la fa. Però fai Innkeeper, che comunque pesco. Che comunque fa Winota il turno dopo. Adesso dobbiamo inventarci qualcosa. Tipo, se avessi staccato per 3, poi facevo il turno dopo. No, comunque non erano abbastanza per ucciderlo. Adesso lui fa Winota, io faccio un pezzo. Che cazzo? Ma è Tovolar? Ma sai che. Però guadagna 100 vite con sto cessone di merda. Guarda, non tappo niente. Il problema è che veramente fa. Sì, tu. Cosa che dice? Combattono. Non posso pararlo. Shackle Guest fa schifo, non posso pararlo. Fantomatico. E Tovolar non gira. Sono 4, 3, 7, 3, 9. Non bastano anche se faccio il prossimo, quindi lo farò dopo. Allora, Tovolar è l'unico umano, quindi se fa Naya, lui. Eh sì, Naya. Se fa Winota, lui può farlo, può girarlo. Se fa Winota qua ci fa 297 ore di trigger. Non la vedo proprio agile e fresca, se posso dire. Però devo stare attento perché mi deve uccidere adesso. Io ho due blocchi. Attenzione! Ha detto, no, mi para questo, muoio. Pazzesco, ce lo portiamo a casa. Doppia Graf Digger's Cage. Ma sì, dai.
Lofty Denial, ma sì, dai, perché Counter ha una spell che non paga 1, secondo la creatura paga 4. Questi cazzi. Via Spell Pierce e abbiamo detto i Wanderer, che non mi sembra che siano proprio pazzeschi. Proviamo così. Mamma mia, eh no, devo vedere Cage, ma secondo me è veramente terza coppia di Cage sopra qualcos'altro ci può stare. Per questo matchup qua, perché è stragiocato il mazzo coduso. Allora, è un keep. Siamo dietro, Flavio, siamo dietro. Keep. Via Dersari, perché comunque il nostro piano qua sarà fare Spectral into pezzo, che palle che non carica le terre. Devo cambiare le terre del mio mazzo, tra l'altro io. Ricordatemelo prima della prossima league, per favore, scrivetemelo in un commento, grazie. Gentile, se non lo fate è colpa vostra. Ve lo dico. Qua fino alla end step, boh. Ah no, ma posso fare obsession into questo. Cazzo, ti devo dare un token. Che palle voce. Perché non ho guardato? I token di voce sembrano relevant in questa partita. Non so perché, ma. Poi posso ribalzare voce di Borrower. Mamma mia, che c'è? Sì. Su questo non faccio del counter, te lo giuro. Chapo 5. Rimbalzo voce di Borrower. Allora, terra. Facciamo Petit Theft qua. Pesco. Vai, doppia obsession è ok, però quella voce, considerando che si fa terra, fa tutti i mana di questo cazzo di mondo. Dovevo guardare, gli davo un token in meno, adesso la partita aveva un clock diverso. Porca miseria, perché ho fatto F6, non pensavo a voce. Se vabbè, dai, pure te. Adesso mi sembri un po', pretenzioso. Allora, facciamo Faceless Heaven. Forse qua è meglio fare. È più meglio fare Supreme Phantom. Faccio Phantom. Grave Digger's Cage. Sto open di Counterspell. Yes, pesco. Vai. Niente, mo giochiamo veramente. Sì, poi lui qua paga, chiaramente. E qua giochiamo con Obsession. Faccio Obsession e Borrower nel mi. Minchia. Ah, piccolo bastardo. Vabbè, fatto bene. Sì. Pesco. Fading Hope non male perché toglie sto cesso finalmente. Noi qua facciamo terra. Obsession qua. Yes, vorrei pescare, grazie. Bello Shacklegeist. Cioè, è da dire che se togliessimo Brutal Catarro. Non male. Si fa i company. Ah no, minchia, Esika Chariot. Ma perché tu ti ostini a voler vivere? Devo togliere quel 5-5, secondo me. Perché poi comincia a essere copiato. Non proprio piacevole. Sotto
Posso dire Posso dire ancora più Attacco. Attacco pesco. Vediamo cosa succede. Pesco. Vabbè, Obsession non è male. In realtà lo faccio qui perché così lui non flippa. Ok, non mi uccide se vuole animare. Ok. Però così, no, comunque non mi uccide. Sì, noi gliela tappiamo e prendiamo sufficienti danni per morire. Mentre se non glielo tappo, io animo paro, muoio. Ok. Sì, quel token lì, ma no, non è stato solo il token, sti cazzi, è stato un po' di roba, però. Allora, Melody, 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 partendo noi. No, non mi pare il caso. No, credo che ci stia così la sai data. L'unica valutazione che volevo fare era Entrance in Melody, però non mi sembra proprio pazzesca. Che palle Winota. Ecco, Winota e Mono G sono i due mazzi che odio incontrare, assolutamente. Vediamo un po' come andrà questo ultimo game della League. Questo è un keep. Perché ho comunque in mano delle belle carte. Se pesco una terra naturale è un'ottima mano di Magic. E siamo sulla partenza. Lui non so quanti removal abbia, honestly. Vai. Stare attento che non mi devo far fregare da una voice. Faceless è buona. Prossimo turno faccio Curious Obsession. No, ma porca la. Misclick. Misclick. Tra l'altro, a fine turno possiamo anche tirare uno Spectral Adversary per fare un po' di board. Se fa una roba non impattante. Qua non può fare voce, tra l'altro. Guarda, va bene. No, non faccio. Ho paura di non pescare la terra. Ok, ho paura di non pescare la terra, non mi sembra il caso. Mai. Ok. Fai Winota. Sentiti libero. Va bene. Hai 5 carte in mano. Se sono tutti dei cessi così, vero che comunque mi annulli. Fai quasi fog ogni bestia che entra. Che io non ho neanche un pezzo con flash. Flash. Forse però sto turno potevo fare Lofty. Cioè, scusate, Grave Digger. Adesso la devo forca. No, che palle. Dai, ma veramente, giochi Naya, perché hai più risposte di me che gioco ste robe qua? Vai. Che schifo. Arending Volley. Che si cicla molto bene in questo mu. Vabbè, che abbiamo un'altra risposta.
Porca miseria. Ma il mazzo ha deciso che le terre no. Non... Che palle. Tovolar. GGVP aveva veramente una cifra di risposte. La nostra mano non era affatto male, avrei dovuto pescarci una terra in mezzo, solo un filino alterato per come è andato l'ultimo matchup. Noi ci vediamo domani con un'altra lega.